sulla gara di Albertone. Certo, la pista in questo momento non è facilissima, è molto segnata in alto. Via Bertoli, partito, si alza subito l'urlo, le grida della folla qui al traguardo. Forza Alberto, via! Deve stare molto molto sugli sci, molto centrale su queste gobbette. Per ora, sinora molto bene. Via, via, deve essere rapido nei cambi. Non deve aspettare. Bene, 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 anche qui. Adesso attenzione qua, dove è così rovinata la pista. Lui secondo me qui cercherà di ragionare un po' per poi sparare tutto nel finale, se lo conosco bene. Sta sciando, sta tagliando molto, ma riesce a fare delle linee notevoli. Qui un po' lentino, 59 centesimi, dai Alberto, via! Può fare ancora di più, forza Alberto, adesso! È qui che deve cambiare marcia, già ha sciato benissimo in alto secondo me. Molto bene, adesso la porta decisiva, attenzione qui, attenzione a questo addosso, molto bene, vai Albertone, via! Via, riesce sempre a mantenere un buon anticipo, non sta girando troppo, forza Alberto, forza! Forza Alberto è nettamente primo, 17.35, 61 centesimi di vantaggio su Christian Mayer. E adesso tocca a Urs Kelin, ha fatto una bella gara Alberto, sicuramente, una gara che gli darà tanta fiducia, anche se ora bisogna aspettare Urs Kelin a fare un, ci teneva tantissimo a fare una grande gara anche in suo gigante, ma adesso è Urs Kelin l'ultimo pericolo, il pericolo più grande peraltro. L'elvetico è in grande forma, è molto molto forte. Un quinto e un quarto posto per lui sino adesso. Vediamo un po' se oggi troverà la grande giornata. Sta attaccando molto, sta prendendo dei grossi rischi. Si inclina molto. Vediamolo ora qua in questa parte centrale. Sta sciando. 49 netti il tempo di Alberto. 48-75, ma subito dopo si sdraia sulla neve, non ha perso molto, è in vantaggio e adesso saranno lì i due, diventano decisive le ultime porte. Kelin è molto bravo a lasciare andare gli sci. Vediamolo un po' ora qui nel punto decisivo, che non si è capito molto bene, l'ha fatto benissimo, mamma mia, arrivano vicinissimi qua, però un po' di ritardino ce l'ha, un po' di ritardo in linea ce l'ha. 15, 16, 17, dietro! 17.80, Alberto Tomba torna alla vittoria, esala un gigante! Torna alla vittoria e questa ci voleva veramente, è una vittoria che lo rende ancora più felice di quelli dei giorni scorsi. Capriola va a complimentarsi, va ad abbracciare Urschelin, va a correre ai suoi tifosi col male alla costola, ormai dimenticato dopo questa straordinaria e importante vittoria che ci voleva proprio per lui. Era fondamentale ritornare alla vittoria in gigante, l'ho detto tante volte.